Prima Radio. Buongiorno, e noi siamo collegati questa mattina perché siamo soprattutto in Prima Radio, la mia trasmissione molto vicina a delle realtà che comunque, nonostante i momenti di pandemia, vanno avanti, cercano di coinvolgere anche il resto della popolazione per delle iniziative importanti. Sono in collegamento con Giovanni D'Aiuto, che saluto. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che il presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Palermo, ma anche rappresentante di Red Cobra, questa importante realtà e società che conosco molto bene, ma partirei subito con l'iniziativa che tra l'altro c'è ancora qualche giorno di tempo fino al 31 di gennaio, sì. Possiamo fare qualcosa anche noi, chi sta ascoltando la radio, ci spieghi Giovanni l'iniziativa? Sì, è un'iniziativa che nasce dall'impegno dei Unicredit, in questo caso fondazione, che praticamente dà la possibilità di votare i nostri progetti nell'ambito della piattaforma Il Mio Dono. Sostanzialmente l'istituto mette a disposizione un costo di 200.000 euro che praticamente verranno ripartiti tra tutte le associazioni o enti di beneficenza che avranno un certo numero di voti durante questa iniziativa fino al 31 gennaio. Praticamente bisogna andare sul sito ilmiodono.it, individuare l'associazione, in questo caso Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Palermo in particolare, e dare un voto indicando il proprio nome e cognome e l'indirizzo email. Praticamente ci darete la possibilità di avere una piccola quota in più, anche un euro in più per noi è sempre importante in questo momento particolare in cui è anche difficile fare le raccolte fondi con tutto quello che basta collegarsi in questo caso e dare questo sostegno sì. Appunto a voi. Ma anche quello, ovviamente, se c'è la possibilità di dare anche un contributo, chi vuole ovviamente, ma in questo caso chiediamo del voto, poi la generosità può anche andare oltre. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordiamo che cercate sempre, insomma, anche dei ragazzi, delle ragazze. Insomma, sì, perché fino all'8 febbraio, per esempio, c'è il bando per il servizio civile per dare un aiuto per queste attività. Questa è un'altra cosa molto interessante. Sì. Dobbiamo invitare i ragazzi e le ragazze a partecipare, giusto? Grazie Vincenzo di questo riferimento. Sì, il bando del servizio civile universale che quest'anno è stato prorogato di un'altra settimana per consentire, diciamo, di avere più partecipazione, quindi diciamo che fino al 15 febbraio alle ore 14 è possibile candidarsi per il progetto che, diciamo, l'associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha, in programma, che si chiama Volontariato e Cittadinanza Attiva per l'inclusione della persona con disabilità. Prevede anche un piccolo rimborso spese, un piccolo, per 439 euro, 25 euro di impegno settimanale, e soprattutto dare un sostegno all'associazione, soprattutto con le ragazze che fanno parte nelle loro attività quotidiane, diciamo, anche nella parte sportiva, nella parte di laboratorio teatrale che svolgiamo, e quindi è un'opportunità, è una possibilità di mettersi in gioco e provare anche un'iniziativa di solidarietà e di crescita entrando nel mondo, nella grande famiglia della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Senti Giovanni, a livello sportivo i Red Cobra li conosco ormai da molti anni, oltre all'hockey su carrozzina ci sono anche altre discipline, per esempio bocce paralimpico e un'altra nuova che potresti svelare tu, cioè fate di tutto, è incredibile, insomma, qual è questa nuova? Vorremmo fare di tutto, vorremmo senza riprendere la normalità delle nostre. Ma qual è l'altra disciplina? Qual è l'altra disciplina nuova? La disciplina, oltre a quella che hai citato tu, la boccia paralimpica, che è nata, cioè, in cui, diciamo, poi abbiamo aderito dal 2019, praticamente si affianca alla boccia paralimpica, si affianca anche il power chair football, cioè si riproduce il gioco del calcio ovviamente in carrozzina, attraverso, diciamo, carrozzine appositamente attrezzate con un pallone che viene spinto proprio dalle posizioni anteriori della carrozzina stessa, quindi è uno sport molto diffuso, soprattutto
negli Stati Uniti e nel paese, diciamo, del nord Europa, e da poco è entrato anche in Italia, e noi siamo stati tra le prime squadre che hanno voluto, diciamo, diventarsi anche in questo. Sicuramente, infatti, molti atleti che fanno anche il power chair o che c'è l'occhio su carrozzina elettrica stanno provando pure questa nuova esperienza. Quindi è una possibilità a 360 gradi di fare sport inclusivo, sport paralimpico. Bravo. È quello, diciamo, è un modo per sentirsi pienamente integrati, pienamente, diciamo, capaci di esprimere le proprie possibilità, le proprie capacità, che sono tante, nonostante si possa pensare che una persona con disabilità possa avere dei problemi. Poi lo fate con estrema semplicità, normalità, è una cosa meravigliosa, c'è, cioè, questa inclusione di cui tu hai parlato con voi, si trasforma in una sorta di normalità che entra nel vostro mondo. Il Red Cobra assiste veramente a qualcosa che di miracoloso, direi. Di miracoloso. Sì, diciamo che ci viene a vedere, chi assiste alle nostre partite quando si poteva giocare, da un anno che non possiamo, per quello che sta succedendo nel mondo, sicuramente si emoziona, anche perché chi ci vede per la prima volta non può immaginare a che grado, diciamo, di impegno, anche di spettacolarità può arrivare questo sport. Senti, con persone che utilizzano la carrozzina elettronica. Senti, diciamo, Giovanni, proprio a queste persone, per concludere, e ci salutiamo, sì. Proprio a queste persone, sì, che grazie. Stamattina stanno ascoltando la radio e sono in carrozzina e sono invece non come stai parlando tu, cioè carichi di energia, cosa vogliamo dire a chi ci sta ascoltando e quindi lotta quotidianamente e magari moralmente non è proprio così pieno e carico, soprattutto in pandemia? Tu sei una voce autorevole, uno che ne ha passate e ne passa tante, ma sta lottando alla grande e lo fa in maniera splendida, realizzando grandi cose. Cosa vogliamo dire a questi amici, amiche che ci ascoltano? Beh, sicuramente è un'esperienza da provare. Io non devo, io come ho fatto io più di 20 anni fa, mi sono cimentato, mi sono voluto fare questa, sembra di iniziare questa avventura, ovviamente con molte persone, con mio fratello, abbiamo, diciamo, introdotto, diciamo, l'occhio in Sicilia. È un modo per sentirsi partecipi di un gruppo, anche semplicemente per gli allenamenti, non serve andare, cioè, giocare, anche quello poi sarà un'esperienza importante, perché andiamo da tutte le parti d'Italia, siamo andati pure all'estero, quindi è un'occasione unica in alcuni casi, perché per molti è l'unica occasione per spostarsi, per andare, per condividere esperienze di viaggio, esperienze di incontro con altre realtà, di altre associazioni, di altre squadre, incontrare persone, per chi ha tantissima voglia di fare sport, è un'occasione unica per fare sport in prima persona e non semplicemente assistere alle gesta sportive degli altri. Giovanni D'Aiuto, abbiamo parlato questa mattina con una grande persona. Io ti ringrazio per tutto quello che fai. Grazie Giovanni. Grazie Vincenzo. Prima Radio.